Mattia Marcelli, corridore di casa, terza tappa, un'emozione particolare, proviamo a fare qualcosa di importante? Ma per me è la prima esperienza a partire in casa, una gara importante come il Giro d'Italia e credo chiunque piacerebbe essere al mio posto. Oggi la tappa è dura, molto lunga, 221 km, personalmente non l'ho mai fatti. Vediamo lungo la gara, vediamo come si mette, visto che il mio compagno di squadra Di Carlo ha la maglia classifica dei traguardi volanti, se lì davanti cercherò di dargli una mano e se no cercheremo di fare qualche fuga. Leader della classifica con la maglia dei traguardi volanti Terre di Sena, Stefano Di Carlo, oggi potrai dire qualcosa? Ma sì, sicuramente oggi è una tappa dura, lunga, 220 km. Sono partito in questo giro abbastanza bene, oggi vedremo di fare di meglio. Per ora rilassato, gambe in alto. Ah sì, sono partito in questo giro molto rilassato, ogni giorno quello che viene viene, vedremo. Terza tappa del Giro Bio, la più lunga da Notaresco a Sora, 211 km più 11 km di trasferimento, quindi 222 km, una tappa di media montagna vallonata che preoccupa non poco la maggior parte degli atleti, una tappa che riparte con la maglia di leader del ceco Jakub Novak, con la Trevigiani che per ora si dimostra la squadra più forte di tutti. L'azione più importante è quella che ha visto protagonisti 18 corridori, tra cui Boehm, Villella, Busato, Brovelli, Penasa, azione che ha destato qualche preoccupazione anche nelle retrovie con il gruppo che sembrava incapace di reagire con un vantaggio massimo vicino ai 3 minuti, poi nel finale lo sprint con 18 uomini appunto al comando dove il kazako Tleobaev ce la faceva di un soffio a sopravanzare su Villella, Villella nuova maglia biancorosa. Una gara tutta all'attacco, un secondo posto proprio per un soffio. Sì, è un secondo posto che brucia un po', però mi è passato qua sulla linea, ho dato veramente tutto quello che avevo, adesso vediamo se sono in maglia, sono contento comunque della mia prestazione perché non è facile qua al giro fare certi numeri e niente, adesso vediamo giorno per giorno, c'è anche la classifica da vedere e una tappa ancora da conquistare. Ricordiamole le maglie che sono state assegnate quest'oggi, la nuova maglia verde è Villella della Kolpak, quella dei traguardi volanti è andata al kazako Tleobaev, così come quella bianca della maglia punti è sempre kazako Tleobaev, la maglia dei Gran Premi della Montagna è andata a Vaccari della General Store, la nuova maglia biancorosa Davide Villella della Kolpak. Domani appuntamento importante con l'arrivo fin sul Terminillo, da Sora è tutto, Elena Forzoni. We'll be right back.